Le allergie. L'allergia è una reazione del sistema immunitario verso sostanze innocue. Gli allergici producono un tipo di anticorpi, IgE, che interagiscono in modo specifico con l'allergene. L'allergia è specifica verso un determinato allergene. Un soggetto può essere allergico a uno o più allergeni. Le immunoglobuline E, anche chiamate IgE, hanno la particolarità di trovarsi solo nei mammiferi. Sono coinvolte nella risposta immunitaria dell'organismo umano e hanno la funzione di proteggere il nostro corpo dalle infezioni da parte dei parassiti. Ma quali sono i sintomi? Uno dei sintomi è la rinite. La rinite allergica, anche spesso chiamata raffreddore da fieno, è un'infiammazione delle mucose nasali scatenata dall'esposizione a una sostanza, allergene, a cui il sistema immunitario delle persone allergiche reagisce in modo improprio. In altre parole, il sistema immunitario di alcuni individui risponde esageratamente a sostanze che in genere sono innocue. L'asma allergica è uno dei sintomi più pericolosi. È una malattia infiammatoria dell'apparato respiratorio causata dalla presenza di allergeni. I sintomi sono cronici o intermittenti e coinvolgono i bronchi, con un improvviso restringimento delle vie aeree e una produzione eccessiva di mucosa che creano una fame d'aria. L'asma è una malattia cronica che non può essere curata, ma controllata abbastanza efficacemente. La congiuntivite può essere un disturbo acuto se persiste al massimo 4 settimane o una malattia cronica. Può essere causata da germi, fattori tossici esterni o interni all'organismo. I sintomi sono rossore, bruciore, aumento della lacrimazione e fotofobia. Altri problemi possono essere sintomi a carico della cute, cioè prurito, eritema, orticaria, sintomi gastrointestinali, prurito al cavo orale, vomito, diarrea e dolori addominali, e infine endema della glottide o shock anafilattico, che portano ipotensione, malessere e perdita di conoscenza. Quanti tipi di allergie esistono? L'allergia respiratoria è causata da allergeni inalanti, come diversi tipi di polline, e si manifesta con congiuntivite, rinite, tosse e asma bronchiale. L'allergia alle graminacee è una delle forme allergiche più diffuse. Si stima che il 10-15% della popolazione ne soffra ed è molto comune nei bambini. L'allergia è scatenata dalla dispersione nell'ambiente dei pollini durante il periodo di fioritura tra marzo e settembre. Le specie responsabili sono molte, le più comuni sono frumento, orzo, avena, segale, mais e riso. L'allergia agli acari è causata dall'inalazione dei resti di acari morti e delle loro defecazioni. Si può manifestare con sintomi soprattutto respiratori, cioè rinite o asma. Talvolta compaiono anche arrossamento e gonfiare agli occhi. Il sintomo iniziale di un'allergia alimentare è spesso il prurito immediato alle labbra e al cavo orale, che a volte può essere seguito da sintomi gastrointestinali, respiratori e cutanei, e nei casi più gravi da endema della glottide e shock anafilattico. Le allergie alimentari più diffuse sono molte e sono l'allergia alle uova, al latte, alle arachnidi, alle noci, al pesce, ai molluschi, al grano e alla soia. Quando si parla di celiachia, si intende l'allergia al glutine. Quest'ultima porta un'infiammazione all'intestino e può causare perdita di peso e diarrea. Purtroppo per questa allergia non esiste ancora cura. I farmaci che più spesso causano reazioni avverse di tipo allergico sono gli antibiotici e gli antinfiammatori. I sintomi più frequenti sono a carico della cute, in particolare orticaria e angioedema, ma le reazioni possono interessare anche altri organi e apparati. Le allergie ai medicinali più diffuse sono il paracetamolo, antibiotico, antistaminico e l'aspirina. La puntura di ape, vespa e calabrone nei soggetti allergici può causare sintomi anche molto gravi, come lo shock anafilattico, pericoloso per la vita. L'allergia a punture di ape, vespe e calabroni porta dei sintomi a volte anche sottovalutati, come gonfiore, arrossamento e prurito.
Le allergie agli animali domestici sono mediate da un particolare tipo di anticorpi, le IgE. Il sistema immunitario le produce in seguito all'incontro con alcune proteine dell'animale, erroneamente percepite come dannose. L'allergia al cane o al gatto si manifesta soprattutto con ricongiuntivite, prurito al naso, palato e gola, starnuti ripetuti, ostruzione e secrezione nasale, prurito, arrossamento, lacrimazione e gonfiore agli occhi. Nei casi gravi può anche causare attacchi di asma, tosse secca, respiro corto e affannoso, respiro sibilante. Alcune persone possono manifestare anche sintomi cutanei, soprattutto eczema. I test allergici. Cosa sono i test allergici? I test allergici sono dei test cutanei per il controllo della reazione dell'organismo alla sostanza iniettata nel corpo umano. Come si fanno e cosa servono i test allergici? Al paziente viene somministrata una modesta quantità di una sostanza della quale si sospetta una reazione allergica. Spero che questo video vi sia stato utile. Alla prossima!